Ciao a tutti e benvenuti di nuovo sul mio canale. Siamo qui oggi a Friedrichshafen, Messe Friedrichshafen. È spuntato pure un po' di sole dopo due giorni di pioggia. Aero 2024, 30ª edizione, un sacco di persone, un sacco di aeroplani. Andiamo a vedere che cosa c'è. Mi raccomando, se vi piace questo video, like al video e iscrivetevi al canale. Ci vediamo dentro, ciao! E come da tradizione partiamo da Flight Design con i suoi CT. CTSI. Tutto è fis daimo, bello comodo. F2 Ecco qua, strumentazione Garmin, molto bello, molto comodo. Per poi finire con l'altro F2E elettrico. Veterano di questa manifestazione che è lo Spacek. Molto bella alla alta. Ecco qua l'S2 Sportmaster. Il bellissimo monoposto. Fantastico. Ich sag, die haben alle so einen Fallschirm drin. Ich weiß nicht, warum die Leute das da nicht ziehen, wenn sie da. Come vedete, c'è molto interesse. Andiamo alla Viper, anzi no, prima andiamo al Flight Product, spettacolare.
quindi ci saranno. Bellissimo, un veterano del volo a vela, il 582. E passiamo al Viper, questo bello ala bassa SLSD4. Viper, motorizzato con UL Power Aero Engine. Per finire con l'ala bassa, cioè l'ala alta, chiedo scusa. Il GT9. Aia! Perché mi devo prendere sempre le capocciate? Bella cabina. Siamo ora allo Sky Leader, vecchia conoscenza, Sky Leader 400, l'ultimo arrivato di casa Sky Leader. Quando ci passiamo. So how many hours do you have on the on any machine you have like the largest? Sono migliorati molto gli interni, molto bello. Andiamo allo Sky Leader 600. Lass mal ganz gut. Rotax, was für ein Rotax? Da gibt es die Möglichkeit 912 Faraser, 912 Einspritzer. Mit Honte PS, ja. Ja. Oder ecco qua lo stand dell'alto. Training organizations in my plan.
Kilogramm? 10 Kilo. Ja. Geh raus, dann können Sie unten. Legend, bellissimo. Tec 321 la il Faeta, anche questo non è una novità. Diciamo che dalla sua prima evoluzione si è evoluto molto, tutto Garmin, ormai tutto digital. Eccoci tutti i motori della ZALL Aero, la cinese di casa Rotax. Grazie.
maybe 90%. Della Legend. Della serie facciamo lo strano. Chissà se mai prenderà in volo questo robot qua della Aviosma. Mamma mia. Vabbè. Mi sembra molto minimale, abbiamo bisogno di minimali e questo sicuramente lo è. Più minimale di così si muore. Bel binario engine. No, vabbè. Certificato LSA, l'Armony. Adesso lo vediamo anche all'interno. Molto curatissimo. Il suo fratellino. Sorry. Thanks. Thank you.
Anche il prototipo qua dentro in fiera si vede ancora. Gmbh aircraft, VLA3 turbina, già presentato lo scorso anno. Ecco una novità assoluta. Thank you.
Tarraco non poteva mancare. Belmont con la firma della livrea di Mirko Pecorari. Con il Pegaso dalla alta e poi il freccio dopo. Bellissimo aeroplano. 130 knots. Yeah. And the price is roughly. Interno con il suo tocco freccia certificata.
bellissimo il trail di droppo. Il nuovo G50 motorizzato 9.15. Allora, dicevamo il G70, bellissimo. Impossibile praticamente vederlo dentro. Quindi l'eterno rivale del Risen. Turbina. Yes, for citizens, facilities, downside.
It's not arming the... Es kann sein, dass verschiedene... Shark Aero. Reason 916. Ci sarà veramente bello provarlo. Questo qua l'Alto Risen 916. Sorry. Thank you.
I can stay in Belgium. Okay. Veramente particolare. Vediamo cosa c'è sotto qua. Ulà, c'è la 916 Ventura, 916 biciclo, un'altra bella invenzione. Che forte. Credono che la becca, vediamolo anche all'interno, ovviamente un Ventura, 4 posti, certificato con il 916. Adesso andiamo all'altro gemellino, fratellino piccolo di casa ICP, di Savannah SR. Bellissima questa colorazione verde, molto molto bella. Molto carina. Vediamolo anche all'interno, questo è il motorizzato 912, normale. Un bel aeroplano, M8 Eagle. Qua è veramente impossibile non fare gli aeroplani senza gente ad una certa ora, perché è veramente pieno di persone che provano, toccano, salgono sopra. Delle persone dà anche la dimensione di come è comodo l'aeroplano. Questo è il gemello. Abbiamo la fortuna di guardare gli interni. Molto automobilistico, direi. Tutto full carbon.
Continuiamo. L'Aeropract 22, uno degli aeroplani ancora più economici sulla... che si può acquistare sul panorama. Molto, molto carino. È stato rinnovato con lo stick centrale. Carino. Concorrenza la Rotax. MCR 4S Evolution, anche questo non è una novità, però è con il 915. Il problema è che in fiera fare senza persone è praticamente impossibile. Gli interni sono molto curati, molto belli, quattro posti belli comodi. Si può vedere l'installazione del 916. Siamo qua a proprio livello molto di prototipo, ma proprio per vedere la costruzione dell'aeroplano. Non c'è sedili, ma il Garmin ce l'ha sicuramente, indispensabile. Ormai senza Garmin non si va da nessuna parte. Quattro posti. Siamo ancora a livello molto di prototipo, invece questa è una slinga alla bassa, una sling 2 in particolare. Strumentazione.
Flipper Power. Molto singolare perché si alza proprio tutta la strumentazione. E ora è la volta. A quest'ora è praticamente infotografabile, è preso d'assalto, credo che sia uno dei più begli aeroplani quattro posti oggigiorno sul commercio, è veramente stupendo come aeroplano. Guardate che linea che ha, è veramente una linea che è fenomenale, spettacolare, è veramente qualcosa di spettacolare. I posti sono comodissimi. È veramente un aeroplano che non ha eguali. Il virus SV, questo è veramente un puledro di efficienza, è spettacolare. Velis Electro che abbiamo già visto fuori, qua è in carica, si vede la carica di un'ora. Da fliegt man dann halt so mit 20-23 kW al suo power bank. Per le scuole di volo non è proprio per fare crociera, ma per una scuola di volo è molto molto interessante come aeroplano. Un'ora di volo, 5 euro di elettricità, non male. Ed ecco anche il Virus Explorer che, wow, non è preso d'assalto. Sfruttiamo l'occasione. E infine andiamo alla maglia. Magnus Aircraft, molto bello, una ala bassa, bellissimo. Fusion. Bellissimo in questa colorazione grigia. Ti vedono. Sono
spettacolare. Rotax, Rotax.